Salve ragazzi, bentornati nel mio canale, quasi tutto fai da te. Come sempre ragazzi, iniziamo con la preghiera verso il nostro grande buon Dio che ci fa stare bene e ci mette sulla retta strada. Oggi prima di iniziare abbiamo un nuovo regista, un amico che è venuto a trovarci, ora lo salutiamo, farà il regista per noi oggi e niente, dai, questo è il nostro grande amico, eccolo qui. Ciao Nino, Ciao, fai un ciao, saluto. ciao a tutti. E abbiamo anche Angelo che sta di là. Ciao, Dada. Devi salutare il pubblico, non a Dada, Dada già hai salutato prima. Comunque, lo stesso, andiamo avanti, dai. Sì, uguale, penso che abbiamo salutato. Buon inizio a parlare, fino a mo' avevi paura, eh? Mo' mantieni la telecam. Questo Nino farà il regista, ti raccomando, devi seguire le mie mani. Segui le mie mani. Stai al centro. Stiamo al centro, ti raccomando, se no poi Non viene. viene poi storta la. Stai bene, vediamo. La telecamera sta dritta. Il regista non è Sì, va pratico. bene, sì. A posto, ok. E niente, se no poi non ne vale la pena. Cioè, non vedono con ciò che possiamo far vedere. Allora, niente ragazzi, oggi abbiamo un difetto particolare con questa macchinetta, questo è il modello. Questa Bialetti BE172B, ok, questa qui, questa è nuova ragazzi, questa è nuova, ha lavorato poco, però questo è un difetto di progettazione, ora ve lo faccio vedere, vi faccio anche vedere il modo per sistemarlo, per bypassare questo difetto qui, niente, questo dopo 3-4 caffè se la lasciate per un po', si blocca e non eroga più il caffè praticamente non esce più, anche se la pompa parte, vediamo che tira un po' d'acqua, solo che invece di uscire il caffè esce poi dall'alloggio del recupero che sta qui sotto, eccolo qui, qui c'è praticamente la dispersione di acqua o caffè, quello il di più o magari diciamo il ritorno dell'acqua, la troviamo qui, invece di uscire da qui il caffè, questo c'ha questo difetto qui, perché va sotto pressione praticamente e si blocca vicino all'ogello dell'uscita del caffè. Come ho detto prima, è stato progettato un po' così purtroppo, perché a proposito, la macchinetta è del nostro grande amico Nino, la macchinetta è la sua, io già l'ho sistemata però poi, prima di consegnarla, ho voluto condividere con voi questo difetto qui e poi vi faccio vedere anche il sistema che ho fatto per risolverlo una volta per sempre. Allora, niente, ragazzi, iniziamo a smontare, vi faccio vedere dov'è il difetto, vi faccio vedere anche la procedura di smontaggio e niente, iniziamo. Dai, togliamo prima il boccale dell'acqua dietro, eccolo qui. Nino, segui sempre le mie mani. Giriamo la macchinetta sotto, vi raccomando, non sotto tensione la macchinetta, sennò rischiamo la scossa. Stai al centro, devi seguire sempre le mie mani, ok? Allora, primo tappo, se no te la faccio pagare dopo questa riparazione. Allora, togliamo questi tappi qui. Ho promesso a Nino che se fa bene il regista, la riparazione è gratuita. Vero? Allora, ecco qui ragazzi, togliendo i tappini, sotto i tappini stanno questi viti qui. Poi vi faccio vedere, siccome Nino ha voluto fare da testa sua, vi faccio vedere pure anche un po' di danno che ha fatto Nino vicino alla A me ci ho messo macchinetta. Ha danno, messo le mani lui, o non so chi ha voluto sistemare, cioè, diciamo che il difetto l'ha capito, però ha sbagliato la procedura di smontaggio, ecco perché vi sto facendo vedere anche la procedura di smontaggio, questo l'ho sistemato, l'ho chiusa, però sto facendo tutto da capo insieme a voi, dai, così se qualcuno li capta, perché ho visto che ha fatto un po' di danno, caro Nino, sto andando un po' di fretta purtroppo perché dobbiamo fare tutto in una mezz'oretta, anche almeno l'apertura, la spiegazione, poi il resto la chiudo con calma. Allora ragazzi, niente, vedete, abbiamo tolto quelle vite, ecco qua, questo guscio si alza di qua e si tira verso sopra, ok, questo è il primo, mettiamolo qui, e
E il secondo, eccolo qui, la stessa cosa, la stessa procedura, ragazzi, alziamo e poi si tira verso su. Questi sono gli agganci, vedete, questi sono gli agganci. Stai al centro, Nino? Sì. Questi due agganci si tirano verso giù per agganciare. Praticamente alzate e verso su e si aprono i gusci laterali. Ok, questa è la macchinetta, eccola qui, come si presenta. Le mie mani, Nino, sempre le mie mani. Stai? Sì. Ok. Qui va messa la capsula, vedete il danno che ha fatto il nostro amico, pensava che qua doveva usare la forza per aprire il, diciamo, il copri orogatore del caffè avanti, però quello lui non ha visto che qui c'è un tappino, guardate qui, aprendo questo tappino qua, segui sempre le mie mani, Nino? Sì. Bravo. Alzando questo tappino, ragazzi, vedete che sotto c'è una vite. Lui poteva stare fino a domani mattina facendo forza qua, praticamente lo spaccava soltanto, ma non apriva mai, perché qui c'è una vite, eccola qui, prendiamo questa vite, ecco qua, il coperchietto del... Questo è il coperchietto dei tasti della tastiera, questo vedete, questo si alloggia così, ragazzi, una volta che abbiamo tolto i cosi laterali, questo vedete, è qui che viene fissato, cioè sono i gusci laterali che lo mantengono. Allora, anche questo poi lo stesso si neve facilmente. Abbiamo tolto la vite qui, ecco il nostro irrigatore qua. Stanno due gancetti qui, vedete, questi qua, e qui ci viene fissata la vite. E siamo arrivati quasi al nostro difetto. Dobbiamo aprire queste due vite, sempre al centro deve stare Nino. Sa che dobbiamo fare più luce. Allora, ecco il primo. E questo è il secondo. Ok. Se ne viene il coperchietto davanti e siamo arrivati quasi all'alloggio dove va la nostra capsula. Ok, allora. Fino qui ci siamo. Altri due viti qui sopra, così togliamo questo guscio. Volendo si può anche non togliere, però per facilitare il lavoro meglio toglierlo. Altri due viti qui sopra. E anche all'altra parte. Vai sempre al centro, Nino? Segui, sì. Le mie mani? Sì. Ok. Allora, ragazzi. Nino è un grande regista. Questa è l'altra vite. Ok. Ecco qui, ragazzi. Questa è la nostra macchinetta. Ok. Vedete questi due fili? Ora vi spiego anche che cosa servono quei due fili. Metto sotto tensione, vi faccio giusto per fare una prova insieme a voi. Così faccio capire di che cosa si tratta. E anche perché abbiamo fatto questa cosa qui. Allora, sotto tensione la macchinetta, accendiamo. Si vedono i led che lampeggiano lì, no? Sì. Si vedono? Ok. Allora, sapete tutti quanti che questo lampeggia di rosso finché si riscalda la caldaia. Una volta riscaldata la caldaia si passa, diventa un verde fisso, dopodiché possiamo far partire la nostra macchinetta, no? Aspettiamo che fa fisso rosso. Abbiamo il rosso fisso, ok? Allora schiaccio verde. Per il verde fisso, bravo Nino, scusami. Andiamo a far partire la macchina. Vedete come lampeggia di rosso? Dall'errore, perché? Perché non sta la capsula nel mezzo. Abbiamo di nuovo il verde fisso. A questi servono quei due fili, quello è un sensore che deve leggere la capsula. Mettiamo la capsula. Ok,
la macchinetta è partita perché la capsula risulta già dentro. Questo è quello che voglio farvi vedere. Praticamente la capsula deve stare all'interno perché se no la macchinetta non parte. Allora, il difetto è qui, ragazzi. Tolgo da sotto, sì, ho tolto da sotto tensione. Andiamo a sbondare questo alloggio in modo che faccio vedere anche quello che si fa per sistemare. Qui c'è un gommino, guardate, tirate questo gommino qui. Io ci ho perso un po' di tempo finché ho capito più o meno il suo sistema di smontaggio, che poi alla fine, come io dico sempre, con un po' di esperienza ormai sai più o meno di che cosa siete, più o meno dove dovete mettere le mani, ragazzi. Basta con un po' di pazienza, con il tempo è tutto facile. Ok, tolto quel gommino, tolto questa vite, questa è la vite che mantiene il gruppo alloggia capsula, tiriamolo verso l'interno. Ecco qui, vedete, tiriamo verso l'interno, schiacciate al massimo l'irrigatore dell'acqua verso dietro, ecco che viene poi il nostro supporto capsula sotto, eccolo qui. Ok, allora ragazzi, cosa succede qui? Dobbiamo aprire questa vite, le chiavi l'ho messa a posto, vabbè, comunque si sta aprendo lo stesso, dai. Questa è una chiave esagonale, però l'ho messa a posto purtroppo perché, come ho detto prima, l'avevo già sistemata sta macchinetta, l'ho provata. Allora, togliendo questo pilota qui, guardate, si vede Nino, mi raccomando, sempre con le mie mani al centro. Dove sta la pinzetta? Dove ho messo la pinzetta? Stava qui la pinzetta, dove, Angelo? Eccola qui. Allora ragazzi, togliete quello, vedete qui c'è una molla, questo praticamente serve a far uscire il caffè bello sostanzioso, così, perché se qui c'è una certa pressione, a una certa pressione, la pressione va a vincere su questa molla, inizia a uscire il caffè da qui. Poi all'interno abbiamo questo gommino, adesso deve scendere, un gommino rosso, allora lo tiriamo con la pinza. Eccolo qua. E la molla va a lavorare su questo gommino rosso, ragazzi. Questo va a bloccare il caffè finché esce bello caldo. Quando arriva una certa pressione dalla caldaia. Allora, che cosa è successo qui, ragazzi? Qui questo irrigatore l'ho trovato pieno di la crosta della polvere del caffè, questo stava tutto intasato. E qui purtroppo, guardate, perché il caffè entra da qui laterale, non da dove sta il ferro, ragazzi, perché quel ferro non c'entra niente. Qui al lato, qui lateralmente, stanno dei buchi da dove va il caffè, che poi esce da qui sotto. Vedete, passa da qui all'interno, poi esce da qui. Questo giusto per fissare la vite. Questo l'ho trovato intasato di caffè, ma è di rimanenza della polvere del caffè. Se usate la macchinetta e la lasciate per 2-3 giorni, magari dopo che avete fatto abbastanza caffè, come ho detto, questa macchinetta ha lavorato poco, ma proprio pochissimo. Quando ha lavorato Nino questa macchinetta? Neanche un mese, ragazzi. E niente, si è intasato di caffè, questo è praticamente un difetto di progettazione. La soluzione quale, come ho detto, aprite qua, potete anche smontare questo per fissare la capsula in modo che non si gira questo coso di ferro qui. Cioè, alla fine vi faccio vedere anche come si smonta, è una cosa semplicissima, però cioè non è lui il difetto, quello giusto per fissare la capsula è quello qui, guardate, una vite con un coso di ferro. È giusto per bloccare la capsula così non sfugge quando viene poi messa sotto pressione dalla nostra caldaia. Ma c'è abbastanza luce, Nino? Okay. Allora ragazzi, il caffè passa da qui, vedete, qui, da qui laterale, vedete, dove? Che poi sta un po' di
ancora un po' di calcare. Io l'ho pulito abbastanza. Comunque di qua al centro non passa niente, perché qui viene messo la vite con qualcosa di ferro, con il bloccaggio che ho fatto vedere prima. Il caffè passa da qui e poi esce da qui. Siccome purtroppo qui c'è una specie di gomito e qui si forma questa cosa che vi ho detto prima, per pulirla niente, prendete una cosa con di legna, vi raccomando, non usate cose di metallo per non rovinare. Vedete, c'è ancora un poco, ma non assai. Questo è quello che vi sto dicendo, che poi con il tempo quel poco, vedete, questo è quello che ha bloccato il tutto, ha bloccato il gruppo. Con tutto ciò che l'ho pulito bene, vedete, stanco, esce ancora. Questo modo dobbiamo, Nino, visto che abbiamo smontato, diamo un'altra pulita come si deve. Questo è quello che va a bloccare il tutto. Niente ragazzi, la soluzione è così, visto che la nostra macchinetta, così chiudiamo il video, a quanti minuti siamo? A 15, a 16 quasi. Allora, visto che abbiamo questi due fili, questo è il sensore che vi ho detto prima, che la macchinetta senza la capsula all'interno non parte, prendete una capsula usata, pulite tutto all'interno, come ho fatto io, togliete tutto, trovate il caffè, una volta che avete fatto il caffè, la pulite così e questa la dovete usare per pulire la macchinetta, in modo che se non dovete usare la macchinetta per 2, 3, 4 giorni, vi raccomando, dopo che fate il caffè, niente, la fate lavorare praticamente senza caffè. Mettete la cialda all'interno, chiudete tutto il gruppo, fate partire la macchinetta senza caffè, infatti dentro la capsula caffè non ce n'è, in modo che, diciamo, la macchinetta si sfoga e rimane pulita, perché se rimane il resto del caffè con quella polverina, questo viene otturato, il caffè non esce e ogni volta dovete fare questa operazione. Questo è tutto. Sei contento? Sì. Ha visto che non è difficile? Si preoccupava Nino a fare il regista stasera. Ok ragazzi, vi raccomando, lasciate un mi piace come sempre. Se avete una domanda, lasciate scritto sotto e se vuole il buon Dio a tempo debito vi risponderò. Salutiamo il nostro regista, il nostro caro amico Angelo, che è venuto a rubarci il mestiere, e dopodiché ce ne andiamo. Allora Nino, fai un saluto. Ciao a tutti. Angelo, ciao a tutti. Così che volevi dire prima? Vedi che me te ne sei scordato? Hai detto che volevi dire una cosa, cos'è? No alla guerra. Bravo, no alla guerra ragazzi, vi raccomando, no alla guerra, no al genocidio, alla prossima e ciao.